Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Rules and Play. Vi siamo mancati? Ci dispiace per questa assenza, però. Purtroppo le vacanze, come vedete, erano imminenti. E infatti, come potete vedere, c'è un enorme cambio di location, perché in questo caso adesso non saremo più nella angusta e calda, caldissimo, nel torpore della casa del nostro caro Marco, ma siamo all'aperto, al mare. Non vi diciamo dove, perché così non potete venirci a chiedere gli autografi. Non ve ne frega un cazzo, lo sanno, vabbè. E niente, e quindi continuiamo la serie. Ci scusiamo per il ritardo e ci scusiamo in questa maniera un po' inusuale. Arriveranno anche gli altri video carini. Ora vi presentiamo un gioco, un giocone. Un giocone, è uscito da poco, è nato come Kickstarter e ha fatto un successo della Madonna. Unica pecca, in Italia ne sono arrivate poche copie e purtroppo, dico purtroppo perché è un gran bel gioco veramente, e non sono arrivate le espansioni a oggi. Io mi auguro che faranno, perché sennò sono pochi casi. Però, una cosa, mi state chiedendo di cosa stiamo parlando, avete ragione anche voi. È un secondo. È un giocone, ma è un giocone non solamente perché è un bel gioco, ma anche perché, come potete vedere, la scatola guardate, è abbastanza mole e abbastanza importante. Questa va bene anche per sistemare un bagno, per costruire una casa. O per demolirla, che per demolirla. Se lo butti da sopra. Sei. Parliamo di Fire Team Zero. Fighting Zero è un gioco da 1 a 4 giocatori, adatto, dicono, a un pubblico dai 14 anni in su. In realtà si può anche tranquillamente prima, ogni tanto vorrei capire in base a che cosa le mettono queste analogie, però bene. E dicono 1-2 ore, va bene, le prime missioni vi dico con 2 ore ve la cavate. 2 ore comprese anche una breve spiegazione del gioco, lo dovete spiegare a qualche amico. Comunque per un massimo di 4 giocatori o un minimo di 1, quindi sì, comunque sì. Per i gruppi abbastanza ristretti, ecco. Vabbè. È fatto molto bene. Allora, iniziamo. Un po' precisa la scatola. Cosa strana che non trovate molto spesso, colonna sonora, anche possiamo dire ben fatta, un po' corta perché colonna sonora dovrebbe durare tutta la partita, perciò ora continuate a rimettere. Sì. La vedo grigia perché non dura così tanto. Vabbè, comunque è una bella idea. Sì, sì, loro l'hanno divisa per gli atti di gioco, perciò se calcoliamo rimane veramente corta. Però è carina, sono belle le canzoni, alcune sono parlate, tutto. Non aspettatevi la lingua italiana, sono in inglese, cioè. Vabbè, non è italiano, sì. Non si mettono a tradurre una roba così. Perché va bene le canzoni che ci stanno, poi sono anche dei pezzi parlati dove narrano e spiegano la storia mentre state giocando, perciò capite un attimo cosa sta succedendo. Questo gioco, non l'abbiamo detto, è stato basato su delle cose accadute fuori luogo durante la guerra mondiale. Ok. In realtà non c'entra niente la guerra mondiale, però hanno preso gli avvenimenti tratti da lì, li hanno estrapolati, hanno elaborato un po' le cose e sono riusciti a gestire questo. Gestito in maniera modulare, perciò è sempre facile da montare tutto. Non ho capito per quale strano motivo 2 manuali delle regole, non lo so perché erano o si rovini uno, non lo so. Ma sono due uguali? O? 2 identici, 3 decisi. Sono 2 copie. Dai. Infatti per studiare dai, c'è una soluzione per tutto. Un bel manualetto delle missioni dove ogni cosa che dovete fare è narrata e scritta qui, come gestire la missione e tutto, e come gestire gli atti. Contate che si può giocare come ogni cosa a sé, come continuare tutta la storia. Perciò potete prendere anche il terzo atto, non capite
capirete ben poco, ma potete giocarlo tranquillamente come fare dal primo, secondo e terzo atto. Non vi rimane niente tra un atto e l'altro, perciò per questo motivo non sono legati, è legata la narrazione totale. La cosa brutta, come vi dicevo, purtroppo sono tre missioni divise in tre atti per missione, perciò il gioco è relativamente corto. Come potete pensare, ma allora dura poco, poi lo vendo. Perché? No, ragazzi, perché questo qui è un gioco da 90 euro, 100, scusate, 99, 80, 99, 90. Perciò non è così. Il gioco comunque, le posizioni dei mostri, tutto è dato dal caso, da un dado. Perciò è molto rigiocabile. È vero, sapete già cosa succede nella storia, ma quante volte rileggete anche lo stesso libro, la stessa tipologia. Potete rigiocarlo tranquillamente, cioè non preoccupatevi che anche se costa tanto, e purtroppo è quasi già fuori produzione, se non già fuori produzione, dipende quando vedrete il video. E se lo trovate usato, qualcuno ce l'ha, merita ancora. Sì, merita molto, confermo, io l'ho provato, ero un pochino riluttante perché l'ho visto, cioè non è che non mi piacesse, perché alla fine comunque come tematica è anche simile a alcuni giochi che abbiamo già fatto, perché c'è, anche se non esplicito, un po' di Lovecraft, anche sì, qui sì, c'è sì, molto sì, horror, anche il tema horror. Dicono che fa fede anche, prende degli spunti da Gears e da Zombicide, io vedo più vicino a Zombicide, a Gears si distacca veramente tanto, c'è chi vi dice che è molto simile, c'ha forse una regola uguale, ma la regola non fa cioè è un'eccezione. Dicevamo, bisogna modulare, fronte retro, non si butta via nulla, e questa è una delle cose che sempre preferisco di un gioco, perché mi riescono a ridurre un po' la quantità di cose che devo avere, perché già sono tante in questo caso qui. Abbiamo un sacco di carte che adesso vi spiegherò il tutto. Adesso comunque vedrete come sempre, anche se la location è diversa, la regola del video non è cambiata, poi vedrete la partita. Per fortuna pochi tasselli ma buoni, regole che adesso vi diremo molto semplici, veloci da vedere, questo, vi prendete questo gioco anche solo vedendo il nostro video, in una mezz'oretta sapete giocare come sappiamo giocare noi, perciò in maniera ottimale. Sì, è abbastanza semplice di regole, ho visto comunque abbastanza immediato. Sì, sì. Il libretto, come tutti i libretti, ha delle pecche. Comunque sono tutte traduzioni, partite da questo presupposto, non è fatto da italiani, perciò sono tutte traduzioni, perciò vanno a prendere il concetto, non la cosa letterale, perciò ci sono non degli errori, ma delle cose che spiegano un po' male. Io a sto punto passerei subito a spiegare il gioco facendo vedere la prima missione, in questo caso, anche se gli atti sono pochi, possiamo far vedere la seconda missione, sì, così andiamo avanti anche noi. Abbiamo già fatto un prologo, sì, di riferimento. Abbiamo fatto un prologo ieri e oggi vorremmo far vedere la seconda, perché è la via di mezzo dove succedono delle cose in più, si hanno più carte a disposizione, riuscite a vedere un po' meglio. Quindi vi lasciamo alle regole e al gioco. Allora, prima di tutto, quando iniziate un qualsiasi atto missione, prendete il vostro librettino, che è questo qua, libro delle missioni, lo aprite a quella che vi interessa, in questo caso la seconda, c'è una breve descrizione dell'atto, cioè cosa succede nella storia. Questo gioco, la cosa carina che hanno fatto, comunque hanno narrato tutto, perciò riuscite quasi a sentirvelo vostro, essere dentro questa storia, e subito vi dice: ruoli degli eroi vuol dire che richiesti per forza il guastatore, vuol dire che fra i nostri personaggi il guastatore ci deve stare per forza. Parliamo, visto che li abbiamo tirati fuori, subito i personaggi sono uno a testa, tranne... Allora, facciamo finta, allora, il guastatore ci va subito. Ok. Poi ci sono due specialisti che hanno due abilità diverse. Uno permette di ritirare un dado se sbagliate una prova, e l'altro vi permette di fare una ricerca gratuita. Poi vi spiego tutto il resto. Due comandanti sono questi due, uno corpo a corpo e un tiratore scelto. Di comandanti a partita ce ne possono essere più di uno, perciò
avete una scelta, non so per quale motivo hanno deciso di fare solo in quel caso lì due, però diamogliela buona, comunque è venuto un ottimo gioco. Quindi ce ne può essere solo uno di comandante? Comandante solo uno. Ok. Ogni personaggio avrà un'abilità speciale con le sue determinate carte. Il guastatore è anche, tra virgolette, un medico. Corpo a corpo, a maggior parte, logicamente, come dice il nome, delle risorse, delle cose proprio vincolate al zero distanza. Il cecchino ha delle abilità speciali per cecchinare giustamente tutto e ha delle possibilità anche di usare granate, come il nostro guastatore ha la possibilità di usare granate. E poi ci sono i due comandanti, che sono un po' ibridi, diciamo. Allora, iniziamo subito a capire. Prendiamo esempio il guastatore, che è uno di quelli che serve per forza per farci la nostra missione. Scegliete prima cosa il personaggio, preso. Seconda cosa, cercate le carte guastatore. Tac. Trovate. Di queste carte ci sono delle carte speciali, quelle con la stellina. Ve le mettete da parte, sono 4 per tipo. A questo punto voi scegliete quella che vi garba di più. Tra questi set, per esempio, scegliamo tutte queste o tutte queste o tutte queste, comunque sono uguali, quindi sono dei set. Sì, sì. Chi gioca sceglierà set che sceglierà, piace di più. Allora, ad esempio, fra le nostre carte speciali, nonché carte miglioria, non esatto, mi ho deciso di scegliere questo set. Una volta scelto, va mescolato con tutte le altre carte guastatore. Perché va mescolato? Queste sono tutte le carte che possiamo pescare durante la mano. Una volta pescate, saranno, oltre che la nostra arma o il nostro aiuto agli altri giocatori, saranno le nostre vite. Perciò man mano che perderete carte o deciderete di giocarle, è come se vi state perdendo dei punti vita che verranno ripristinati a fine di ogni turno. Adesso prima cosa che facciamo, mescoliamo il tutto. Mescolato, ricordatevi che si prendono a testa 5 carte che saranno, come dicevo prima, le nostre vite. Ok, mescolate, facciamo finta, bla bla bla, e vediamo cosa sono le, che significato hanno. Allora, questa carta, se la usiamo come arma, è a una gittata 1 e si tira un dado per attacco di granata. Perché si specifica l'attacco di granata? Perché se noi prendiamo i vari mostri, ad esempio quelli di questa mappa, vediamo le varie resistenze. Esempio, un umano corrotto ha resistenza alla granata 1. Perciò voi per batterlo dovete fare 6 risultati buoni più 1. Perché l'1 è la difesa, quindi se tu fai 6 granate con i dadi, e lui te ne toglie uno di difesa, quindi a lui rimarrebbe uno di vita, giusto? Sì. E piccolo problema, è differente agli altri giochi. O il mostro lo ammazzate o non lo ammazzate, non esiste il ferito qua. Okay. Dovete farcela a primo colpo. Inoltre le nostre varie carte hanno delle abilità. Questa, ad esempio, può essere giocata a 1 di distanza dal mostro. Tutto, basta leggere comunque, tutto specificato. E cosa succede? Giocabile prima che un mostro attacchi un alleato per ridurre di 1 la sua forza di attacco. Okay. Perciò, nel caso che ha 2 dadi, diventa 1. Prendiamo sempre il nostro umanoide, umano corrotto. Cosa fa? Quando lui attacca, attacca a 1 di distanza con 2 pugni. Perciò lui tirerà 2 dadi e il risultato che verrà effettuato, verranno conteggiati solo i risultati con il pugno. Poi comunque spieghiamo tutti i dadi e tutto il resto. Quindi insomma, queste carte qua se ne pescano 5, sì, all'inizio di ogni turno, tranne in un caso che vedremo dopo, e possono essere usate o come armi, perché a tutti gli effetti sono armi, sì, vedete, bomba, attacco,
oppure come reazione, quindi sono carte che hanno un duplice effetto, sia come arma sia come effetto reazione, sì, che è quello che c'è scritto qua sotto. Ce n'è sempre per tutte le armi? No, tutte, solo cioè, due carte di media per personaggio hanno una cosa chiamata, e questo è il caso particolare, sì, un caso particolare, perché per due motivi: la tattica va giocata prima di ripristinare la vita al turno successivo, ed è molto cattiva come cosa, perché ad esempio guardiamo questa, tutti gli altri eroi possono pescare fino ad arrivare a un limite di carte in mano pari a 7, vuol dire due carte in più da utilizzare, piuttosto che uccidi fino a un totale di 4 servitori e o mostri scelti di qualsiasi punto del campo della battaglia. Perciò pensate che voi siete da una parte all'altra e ci sono dei mostri scelti che sono in questo caso umano corrotto e che dura da ammazzare, lì li ammazzate puff, in un secondo. Piccolo problema, non è che potete voler tutto. In quel caso lì chi usa la tattica non ripristina la salute. Perciò state attenti, perché sotto lo zero, sotto le zero carte, se ve ne devono togliere una in più, viene il giocatore viene tramortito. Seconda volta che si viene tramortiti o voi o un'altra persona, la partita è persa. In base a che cosa? Andiamo, ecco, facciamo vedere. Questo gioco hanno messo una bellissima moneta, logicamente due facce. La moneta all'inizio è così: testa, ci saranno delle carte che vi faranno girare la moneta in croce, oppure quando si è tramortiti la moneta si gira in croce. Problema: se la moneta è su croce e voi venite tramortiti, bisognerebbe girarla su croce, la partita è persa in automatico. Perciò tentate sempre di riportarla a testa. Come si fa? Ogni missione ha i suoi obiettivi, e di media gli obiettivi, facciamo un esempio di questa, questo obiettivo, questa carta obiettivo ti dice: se voi riuscite a fare tutti e tre gli obiettivi di questa carta, al termine del terzo girate la moneta. Perciò non aiuto mica da ridere, contate che ogni missione ne ha due e tre, perciò bene o male riuscite sempre a gestirvela un attimino. Bisogna stare attenti perché i mostri attaccano in gran numero dopo, perché ci devono essere sempre, voi li ammazzate, al turno dopo c'è la rigenerazione. Ma come Zombicide. Sì, però a differenza di Zombicide, dove si prendono tutte le, i mostri dalla riserva, la riserva inteso proprio scatola, dove ci sono tutti, e se non ce n'è un tipo si può mascherare prendendo un altro tipo più potente. Qua i mostri che si utilizzano sono quelli descritti da loro, in questo caso animali corrotti uno per eroe, umani corrotti uno per eroe. Noi stiamo giocando in 4, 4 e 4. Se sono tutti e 4 sul tabellone, la generazione è pari a 0. Se vengono uccisi, li riprendete dalla riserva, perciò in base a quello che c'è, li rimettete sul campo. In base a che cosa si decide come mettere sul campo? A dei dadi, che adesso vi mostrerò. Quindi, per riassumere intanto questa fase, all'inizio del gioco tutti pescano 5 carte. Quelle 5 carte fungono sia come oggetti, come attacchi o come tattiche, cioè come reazioni, come abbiamo detto prima, e possono essere usate. Ne possono essere usate quante per turno? Una, giusto? Cioè io per esempio decido di attaccare, uso questa carta qua, dopo non ne posso usare un'altra. Invece non ne si può usare un'altra perché sarebbero due attacchi, ma io posso usarne un'altra con gli stessi semi, esatto, per moltiplicare il mio effetto, perché ho bisogno di usare due granate. In caso perciò io sì, posso sommare queste due perché hanno i semi uguali, esatto, sì, per far più danni, sì, ok. E appunto questa è la cosa. Poi dopo che è finito tutto il giro c'è l'attacco dei mostri. Se un mostro mi attacca e io subisco 3 danni, io devo scartare 3 carte, sì, dalla mia mano. Sì. Se rimango senza carte, io posso rimanere senza carte, ma se quando non ho più niente in mano subisco un altro danno, la moneta si gira. E se io la moneta tramortita. Esatto. Se la moneta non viene, è già girata, quando io subisco il danno, invece di girarsi, la partita viene persa. Sì. Alla fine di tutto questo, cioè dopo l'attacco dei mostri,
Tutti noi possiamo ripescare le 5 carte fino a ritornare a 5 in mano, tranne nel caso della tattica. Se viene usata la tattica è una mossa potentissima, ma non ti permette di recuperare la mano, quindi dopo sei a rischio se hai poche carte. Ok, quindi riassunto breve. Come anche se uno è tramortito, perché se sei tramortito in quel turno lì è come se non stai giocando. Mm-hmm. Infatti non puoi tirare carte, non puoi tirare niente. Però c'è un pro: se siete circondati da mostri quando siete tramortiti, potete decidere di rimanere un altro turno tramortiti, perciò tutti i mostri non vi vedono, per loro siete morti. Perciò non vi toccheranno mai, e gli altri possono decidere di intervenire per liberarvi un po' lo spazio. Ci fai un po' il finto morto, tipo sì, la volpe. Giusto. Va bene, ora facciamo vedere i dadi, ecco. Spieghiamo i dadi. Allora, i dadi sono di tre tipologie. I dadi di attacco. Allora, partiamo dai più semplici. Questo dado, dopo che i mostri hanno fatto i loro movimenti, i quali sono scritti sempre sulle varie teste, ad esempio questo si muove di 1 e quest'altro si muove di 2, esatto. Okay. Tirando il dado ci può essere per il mostro un movimento extra o un'attivazione dell'attacco speciale. In questo caso l'attacco infligge un colpo bonus, perciò un colpo ve lo prendete e state zitti, anche se non escono, e in questo caso la gittata aumenta di 1, che lui aveva 0, perciò da essere per forza nella vostra casella può attaccarvi dalla casella adiacente. Poi c'è il dado giallo. Il dado giallo è quello che deciderà dove mettere i mostri, vi servirà in prima mano e in tutte le fasi del gioco. Un dado 12 facce. Ci sono tutti i punti di spawn, diciamo, sì, numerati, si lanciano i dadi e per ogni mostro, sì. Okay. Poi ci sono i vari dadi di attacco, in base a quanti ne potete tirare. Facciamo sempre il nostro esempio del nostro guastatore, perché non guasta mai. Allora, prendiamo una sua carta, decidiamo questa. Gittata 0 vuol dire che siamo insieme a un mostro. Immaginiamo, è più bello immaginare così, tranquilli, non si sta arrendendo, ma ha solo una granata in mano, giriamolo così che almeno è più realistico. In questo caso qui specifico, visto così, voi potete giocare, vabbè, è vero, qualsiasi carta, però state sempre attenti, siete nella stessa casella, il guastatore è un dinamitardo. Se lui dovesse tirare però una granata in questa casella, i danni inflitti sarebbero per tutti le persone che sono in questa casella, compreso se stesso. Se ce ne fossero due, lui riuscirebbe a beccarli tutti e due, però rischierebbe la stessa vita. Allora, torniamo al nostro esempio. In questo caso noi decidiamo, gittata a zero vuol dire nella stessa casella, tre dadi, e quello che io dovrò controllare saranno i risultati da mischia pugno. Quindi lanceremo tre dadi, perché sì. Okay. Prendiamo la casella mostro per capire. Prendiamo i nostri tre dadi. Lui ha uno di difesa coi pugni e ha due di vita, quindi noi dovremmo fare tre pugni per quei dadi. In questo caso qui io ho fatto 1, 2, 3 pugni. 4 pugni. 4 pugni, ottimo. Quindi lui ha resistenza a pugno, abbiamo detto 1, più 2, 3, io ne ho fatti 4, in questo caso lui è morto. Come dicevamo prima, una volta che il mostro viene ucciso, viene messo nella nostra riserva, pronto a tornare in azione al turno dopo, quando sì, ci sarà la generazione. E non forse, tornerà. Sì, perché si pescano sempre tutti i mostri che ci sono nella riserva. Ora sì, se ce n'è uno, facciamo l'esempio, ce n'è uno, adesso al turno dello spawn si prende il dado, tutti si i mostri come riserva di generazione, non vengono conteggiati quelli della riserva secondaria. Va bene, comunque quello poi ci sarà, c'è appunto, c'è scritto, evidenziato. Quindi i mostri, adesso ne abbiamo uno, noi lanceremo il dado una volta per determinare in quale punto, quindi se uscirà il numero 10 si andrà a piazzare il mostro, sì, nel punto di spawn 10. Se ce ne sono tre si lancia il dado tre volte, si piazzano, se ce ne sono cinque così via, se sì, non ce n'è nessuno, basta, ci sono solo quelli sì, lì. Quindi ritornano sempre tutti. Tutti sempre. Chi non muore si rivede, insomma. Allora, poi ci abbiamo carte. Colpo di scena, a cosa servono? Il gioco deve avere una base anche sua infame, perché se no non c'è gusto. Si prendono solo quelle che vengono descritte la nostra mappa. In questo caso ci dice di prendere
figli di tifone. Insomma, mazzi colpi di seme, figli di tifone. Prendiamo quelle figli di tifone. Queste carte vengono mescolate. E vi chiederete a cosa servono. Abbiamo questa magnifica plancia. Questa plancia è l'infamata del gioco. Perché? Noi abbiamo il nostro indicatore di minaccia. Man mano che vanno avanti i turni, anche l'indicatore va avanti, ogni turno con noi. Ogni tot, ta-da, colpo di scena. Come nei tuoi film, colpo di scena si innesca e questa attività rimarrà per tutto il tempo. In questo caso, gli eroi non possono fuggire da un'area che contiene un servitore o un mostro scelto. Ecco, ricordiamo che si può fuggire da un'area dove c'è un mostro solo se il numero degli eroi è pari o superiore ai mostri, esatto, della stanza. Ora, quando entra in gioco questa carta, non è più possibile proprio fuggire, quindi se vi trovate con 20.000 mostri nella stessa casella, fatevi il segno della croce, perché... Vedetevi in avanti e divertitevi. Ecco, si dice così. Va bene. Perciò questo continuerà ad andare avanti, vi seguirà... E ci saranno sempre più robe che si... Sì, si sempre impilano. Peggiori, non aspettatevi robe migliori. Diciamo anche una cosa importante, la mappa che come vedete è modulare, perché sono i quadratoni qua. È unica pecca che dovete andare guardando questa qui, perciò non avete dei numeri, delle lettere che vi aiutano, dovete guardare bene la mappa e trovare i tasselli che servono. Sì, una per missione ci sono. Ok, allora, okay. Poi andiamo a parlare delle carte, che è l'ultima che ci manca da parlare, questa e questa. Buona. Allora. Poi ci sono le carte focus. Carte focus sono dei bonus permanenti che aiutano in questo caso l'eroe. Pensavo ai giornali in edicola, io, no? Focus Junior. Voi le girate, ad esempio. Sono divise sempre per i soliti eroi che utilizziamo e per questo caso il guastatore, loro ci dicono che quante migliorie ci vogliono, una carta miglioria, che sono quelle che abbiamo scelto con la stellina, e due carte focus. Vuol dire che in questo caso prenderemo due carte a caso, a testa, dal mazzo del focus, divise per tipologia. Ad esempio, guastatore, per solo quelle guastatore. Perciò prendiamo due, e queste saranno due abilità permanenti per tutto il resto della partita. Si pescano a caso o a scelta? Si pescano a caso. E cosa più difficile, ricordatevi sempre di controllarle spesso, perché molti se le dimenticano lì, ce le hanno. Sono e abilità, poi, sì. Poi non puoi dirlo, l'ho letto su Focus, non lo puoi dire. No, non puoi dirlo. E queste, ricordatevi, sono molto importanti. Ultimo mazzo di carte, ma non meno importante, anzi più importante, sono le carte ricognizione. Carte di ricognizione vengono divise in due tipi, carte evento e carte scoperta. Le carte evento dovreste dividere dalle carte scoperta, perché sempre sulla mappa vi dice quali carte dovete utilizzare. In questo caso dice carta scoperta, dovete prendere questa e questa. E in più dovete prendere 9 carte eventi casuali. Una volta selezionato tutto, li mischiate e le metterete da parte. Quelle sono le vostre carte quando volete fare una ricerca. La ricerca dove è fatta? Solo esclusivamente dove nascono i mostri. Non avete altra scelta. E piccolo problema: o combattete o cercate, perché si può fare un'azione e un movimento. Il movimento dell'eroe è di due caselle. Contate che in questo caso potete fare una mossa, combattere e fare il resto della mossa. Perciò non ci sono problemi di ah cavolo, devo fare un altro movimento. Potete gestirvela come volete, li potete fare massimo di due movimenti e o cercare o combattere, tranne nel caso che avete di fianco uno dei vostri specialisti che vi dà un'azione gratuita di cercare. Invece in quel caso potete cercare
e poi combattere, oppure addirittura cercare, muovervi e ricercare. Okay. Comunque, come vedrete adesso sulla mappa verranno posizionati i 6 segnalini che mostrano gli spawn, che sono questi qua, ad esempio. Questi qua vengono piazzati sulla mappa e quando appunto, come abbiamo detto prima, verrà lanciato il dado giallo, ad esempio se esce fuori il numero 10, quel mostro verrà piazzato qua. Quando cercate, il segnalino viene girato a indicare che lì è stato cercato. E ricordiamo una cosa importante, che quando un personaggio è nella stessa casella della... prendiamo ad esempio questo, che è quello ufficiale che stiamo piazzando adesso per questa missione. Quando un personaggio è nella stessa casella di questo segnalino, i mostri qua non possono spawnare. No. Quindi è messo in sicurezza. Abbastanza utile, sì. Ecco, un'altra cosa, ad esempio, come potete vedere, la mappa è divisa in... vari colori, vari, diciamo, colori. No. Colori. Vabbè, è delineata in varie zone, sì. E ognuna con colori diversi. Se il colore è neutro, perciò ci sono solo i tratteggi, vi potete muovere di due caselle normalmente. Se è delineata in viola, vuol dire che siete in copertura, vuol dire che se uno vi vuole attaccare dall'esterno, tirerà un dado in meno. Infatti, come vedete, ci sono tipo tutte le case. Poi, se invece è delineato con l'arancione, per entrare, solo per entrare, avete bisogno di due movimenti, perciò vi bruciate l'intera mano. Il gioco lo chiama terreno difficile, quindi per chi comunque dopo giocherà leggero. E poi ci sono le zone invalicabili. Quelle sbarrate. Sì. Ok. La mappa vi dice zona di entrata e zona di uscita. Nella zona di uscita mettete questo segnalino per far vedere a tutti dove dovete uscire. Dire che la missione finisce quando che completate tutte le carte di missione, tutto, ma poi dovete anche andarvene. Primo punto. Seconda cosa, vedete che ci sono ancora tanti tasselli. Questi tasselli a cosa servono? Sono nient'altro che dei segnalini per indicare. In una mappa, ad esempio, vi dice che ci sono 3 artefatti. Questi diventano gli artefatti. In un'altra mappa vi dice un'altra cosa sul fuoco, sono questi. Un'altra mappa vi dice mettete solo un tassello per delineare che quel pezzo l'avete fatto, questo, l'obiettivo completato, questo. Questi qua sono tasselli generici. Comunque dopo è segnato tutto sul libretto. Sul libretto, ad esempio qui nel terzo atto, se vedete, vi dice guardate, questi qua sono i tasselli che vi servono in più. Piuttosto che se andiamo avanti a vedere gli altri, questi per la benzina, questi del fuoco. Quindi comunque tutto scritto nel libretto, tanto questo verrà per forza letto per entrare nella missione, quindi lì c'è scritto tutto quello che va. Ultimo tassello, questo qui verde. Questo qui sta a determinare a chi tocca, nel senso che questa cosa qui l'hanno presa un po' da Eldritch Horror, sì, l'investigatore capo, per chi ha visto il video. Questo è l'investigatore capo, praticamente adesso ce l'ho io, al turno dopo io non sono più il primo, divento l'ultimo. Chi è alla mia sinistra diventa primo. E così via dicendo. Ogni turno si viene passato. Qua ci dice di mettere tot mostri. Adesso avete visto dove nascono tutti i vari mostri. Come nascono, scusate. Adesso vi facciamo vedere proprio come si fa a metterli. Dado giallo. Di prima mano non potete usare le tattiche, ve lo dico già. E i mostri non possono nascerne due nella stessa casella. In questo caso mettiamone prima i servitori e poi i mostri scelti. Numero 1, si tirano, in questo caso tirate 8, perciò 8 tasselli saranno pieni. Numero 6, numero 9, questo. Cerchiamo tutti insieme, ragazzi. Ah, qua. 6, tira. 1 c'è già, non posso rimetterlo. Quindi viene ritirato. Sì. 3. Ah, anche quando la stanza è in sicurezza, se un mostro deve nascere in quel punto lì specifico, si ritira il dado finché non esce un punto che non è in sicurezza. 2. Thank you.
11 è andato, ce l'ho fatta. Messi tutti, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto, perfetto, sì, ragazzi. Dura, ragazzi, già. Già dura, partiamo male. È già dura lanciare il dado e metterci i posti, immagina il gioco. Poi ci spaventa. No, vabbè. No, dai, no, dai, vorrei dai, fare dai. Un commento sul design dei mostri, scusate, del tutto superfluo, se volete premete il tasto avanti. Bello. Quanto sono Lovecraft. Guardate sti bestiacci sono schifose. Fatti benissimo. Sì, sono fatti molto bene, sì, sì, sì. Veramente un plauso comunque ai disegnatori, veramente mi piace, sono ispirati. Bene. Io direi che è stato detto tutto. Sì, abbiamo detto tutto, perciò io farei vedere una partita. Come al solito terrò dei punti salienti, il resto andrà avanti veloce con una bella musichetta di sottofondo. Ma per il resto non mi addentrerei più di tanto nel resto. Se avete bisogno di qualsiasi spiegazione, noi siamo sempre qua. Io passerei direttamente al gameplay a questo punto. Ok, passiamo al gameplay. Ragazzi, questo è Fireteam Zero. Così dovrebbe venire il campo di battaglia una volta terminato il piazzamento totale. Anche se il video, come al solito, bisogna essere un po' lunghi perché vi dobbiamo spiegare tutto, contate che in realtà per piazzare il tutto vi partirà un quarto d'ora, 20 minuti al massimo. Calcolando i tempi di un gioco come Eldritch, per esempio, direi che siamo molto messi bene, perché ci vuole un'ora a giocare, poi potresti giocare meno che preparare, perché visto la difficoltà del gioco. Ok, iniziamo? Iniziamo. Sì. Prima cosa controlliamo i vari obiettivi, che cosa dobbiamo fare prima di poter raggiungere il nostro punto finale, il nostro punto di raccolta. In questo caso sono molto semplici. Individuare un artefatto e basta. Salvare un sopravvissuto e trovare la fonte dell'infezione. Perciò, bene o male, con tre mosse potremo far tutto. Il problema cos'è? Quando noi cerchiamo dentro la ricognizione, ricordate che si può cercare solitamente dove loro nascono, dobbiamo riuscire a trovare le tessere che ci dicono le nostre carte obiettivo. Finché non le trovate, dovete fare ricerche. Vi può andare bene che sono le prime, vi può andare male sono le ultime. Comunque il gioco termina solo quando noi arriviamo qui dopo aver soddisfatto i nostri obiettivi. Allora, adesso inizio io che faccio il primo turno. In questo caso queste sono le mie 5 carte. Vediamo un po' cosa posso fare. Io posso tranquillamente di giocare questa, perciò prendo il mio personaggio, muovo di uno, perché questo è viola, perciò mi posso muovere solo di uno, giocare la mia carta che dice gittata 0, però tiro due dadi e il risultato che vale è quello corpo a corpo. Ne ho fatti due. 1, 2, 3. Lì stiamo combattendo contro un animale corrotto, dove siamo 2 più resistenza 1, da 3 in su lui è morto. In questo caso qui io ho fatto 3, lui è morto. Non è che l'ho ammazzato, non viene in tasca assolutamente nulla. È solo un cadavere in più in giro. Essendo che siamo ancora vicini ai specialisti, possiamo guardare tutte le nostre carte. Perciò, oltre a usare il mio personaggio, io posso decidere di utilizzare Patrick. Se ti trovi entro gittata 1 da questo specialista, puoi effettuare le azioni di cercare come azione gratuita. Perciò, in questo caso, io decido di fare anche una ricerca. Ricerca, come vi dicevo, è prendere le carte di ricognizione. Per semplificare tutto, potevano chiamare fate una ricognizione o fare queste qui carte ricerca. Vabbè. Piccolezze. In questo caso ho preso un dono indesiderato, quando mai un po' di fortuna. Proprio lui parla. Fai avanzare il segnalino indicatore di minaccia di una casella. No. Perciò senza aver fatto un cazzo, è già avanzata di uno.
vi dico solo questo. Bene. Già inizio a sentire. Si scarta. Io consiglio sempre di fare dei mazzi separati tra quelli che scartate alle carte che avete in che dovete pescare senza mettere sotto. E quando arrivate alla fine li rimescolate, perché sennò sono sempre le stesse che riciclate. Ok, tocca a me. Ok, allora, visto che tu hai cercato qua, io quasi quasi vado a cercare qua. Qual è il tuo personaggio? È a 2 di distanza, può ancora cosa. E però o attacco o no, cerco. Non lo so, perché io non posso 18 colpirlo. No, per... Ma me l'ha detto la tua? Sì, c'è il Patrick vicino, che l'ha fatto io. Ah, è vero. Ecco, e poi puoi attaccare la bestiaccia. Se io cerco lì dopo, qualcun altro può cercare ancora? No. Ok. No. Vabbè, io provo a attaccare comunque. Allora non cerco. No, dopo c'è. Allora, l'unico che ho è questo, però mi lancio solo un dado e granate, quindi non so se mi conviene. No, no, perché non ce la puoi fare. Ma cioè, sei già da due. Non che ha posto. E quindi. Tu hai qualcosa da putente? Io non ho agitato due. Io ho 0 o 1. Allora, io potrei provare di avvicinarmi per sparare, però il problema è che. Dopo ti ritrovi con la stessa casella di quello. Minchia, 4 dadi. Ma lui attacca anche da 1 di distanza? Lui sì. E allora me lo devo trovare lo stesso addosso. In ogni caso ti attacca. E allora a questo punto provo a avvicinarmi a... E hai regalato con 4 dadi. Se vuoi ti posso aiutare. Sì. Tu cosa ti serve? Scusa, hai già la ferita diretta, scusa. Sì, è vero. Questo qui era di Dio. Quasi quasi lo tiro giù. No? No. Ah no, è una tattica. No, ma prima nei focus non avevi mica detto che avevi un bonus. Ah sì, qua? Appunto. E adesso, vabbè, allora, io vado qua, che è un quadrante terreno difficile, quindi posso spostarmi solo lì. E poi dopo vediamo cosa posso usare. Sì, volendo. Ah, potrei usare questo. Ah no? Unire 2. È vero, giusto, è vero, hai ragione. Quei due lì. Solo che rimango con 3 carte, quindi se non lo faccio fuori dopo qualcuno mi deve dare una mano. Io ho un sì, coso. Potrei riuscire. E dai già un danno diretto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Li lancio tutti in zemble. Ah! Non riesco nemmeno a lanciare. Anche io. Guarda, li faccio in 2 manche. No, questo mi piace. Già comincia qua. No, vabbè, dai, non ho rifatto ancora niente. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con 6 e 1 8, 6, 7, 8 da 8 8 ok, più praticamente ne avevo uno in più, quindi 9 è morto. Muerto, defunto. Okay. Tanto torna dopo, vabbè. Però intanto ce lo leviamo di torno. Tocca Alexander. E questi vanno a fare in cures. Vai a cercare, sì. Qua? Quale che sono io, questa? Cerco e... Dov'è il coso per cercare? Poi dopo questo viene a slipparcelo nel culo, sì. Riflesso sbagliato. Trovi uno scrigno chiuso a chiave che contiene un piccolo specchio in frantumi. Guardi la tua immagine riflessa e noti che l'area alle tue spalle è diversa. Quando ti allontani dallo specchio scopri che non ti trovi più dove ti trovavi prima. Muovi tutte le miniature situate in quest'area fino al punto di generazione più vicino su una tessera adiacente di tua scelta, ma non c'è nessuno lì. Un punto di generazione più vicino a dove sei adesso, di un'altra tessera. In questo caso, qui, qui o qui. Dove ci sono i mostri? Sì. Fantastico. Beh, è buono. Stiamo già bene. Bene. Che bello pescare. Sì, è una meraviglia. Beh, poi cerca, no, ti sei mossa cerchi, non può fare nient'altro. Sì, potrei muovermi in realtà. Sì. Ok, tu uscivi da me.
quasi quasi. Tu usciresti da una zona gialla, quando si esce dalla zona gialla non conta la cosa dei due movimenti. Quando si entra, che è più... Sì, vengo da te, Marco. Non lo so. Non vorrei ammazzare qualcuno. Eh no, non ce l'ho per gittata. Che cazzo posso fare? 1, 2, attacca. O attacca. No, quello non ce la faccio per tirarlo giù. Non hai dadi sufficienti. Ti posso aiutare? Se vuoi ho 2 in attacco di lotta. Ma ho solo un dado, 2 o 2 dadi. No. Non ci posso fare un cazzo io con qualcosa lì. No. Mi posso solo muovere. Di dove? Non so, vengo da voi. Almeno mi vengo qua. Quindi anche papà. Sì. Se lo porto via con me. Ok. Fatta la regenerazione, tocca ai mostri. Una cosa che non abbiamo detto, che i quadranti, le varie aree, vengono calcolate sia perpendicolarmente che diagonalmente. L'importante è che siano collegate a qualche punto, perciò voi, se esempio, questa che è collegata così, potete anche fare 1, 2, non 1, 2, 3. Cioè, potete passare tutti in diagonale. Sì, sì. Allora, adesso tocca al turno dei mostri chattoli, in questo caso, questo qui. Ecco, se lo tengo un solo stesso. Questo qui. Bene. Beh, ragazzi, sì. Questo qui. Adesso devi tirare per chi. Adesso, tirate il dado, prima per i servitori, poi per gli umanoidi. Si muovi uno. Vabbè, prima hai mosso l'altro. Ah, ok. Quello lì, che si gioca. Vuoto. Speciale ci attacca. Speciale. Colpo secco già ci arriva. Colpo secco. No. No, quello non attacca. Mi fa un cazzo. Quindi quei due lì. Allora. 1, 2, 3 attaccano. Iniziamo con questo qui che è solista. Alexandra tira 2 dadi per determinare quanti danni gli fanno. In quel caso valgo solo i danni da proiettile. 3. Uno te, uno io? Per forza. Cos'è? Aspetta però. Devo 2 danni. Ma cosa devo guardare? Tutti e 2. Sia uno che l'altro. No, ce li dividiamo. Sì, quale ti prendi? Uno dei due lo prendi te e uno lo prendo io. Non lo so, devo fare. Io ti sei preso dell'umano corrotto. Vabbè. Io gioco la carta e lui mi posso usare questa che minchia. È 0 danni. Vabbè, che bella affare. Una volta fatto la fase di attacchi, ce ne sono 2 nella riserva. 6. Proprio dietro al cubo. Oh, che 2 coglioni. Adesso ce ne ho 2 io, come cazzo si fa? Ora anche là ce ne sono 3. In questo caso adesso abbiamo messo tutti. Fondre. Tocca a noi di nuovo. Quasi di fare la tattica. Cioè, la fase tattica. Aspetta. Però la può fare solo uno, la tattica, giusto? Cosa fa la Solo uno può fare la tattica. Sì, solo uno. Cosa fa Andrea, scusa? Non lo so, io... Ma cosa fa la sua tattica? Toglie 12 danni, un totale di 12 danni a tutti i mostri del mio settore. Quindi o faccio fuori 2 umanoidi. 1, 2, sì. Che non è pesco male, e ho 2 e ci sono 2 carte. Esatto. E poi comunque dopo ritorno. Però era per sgomberare un po'. Però comunque, insomma, potrei... ma magari conviene liberare quando ci spostiamo. La mia c'ho 3 carte nella gioco adesso. Cioè. Potrei perderla dopo, se subisco dei danni potrei perderla. Se perderla, ma dipende, perché per ora possiamo scegliere. Io se no ho quella che ci spostiamo di 2 aree. E io quella che elimino 4 servitori o mostri proprio in un cos'è che dobbiamo fare alla fine lì? Dobbiamo cercare... Abbiamo 3 ricerche da fare e andare. Cioè poi rimango con 2 carte. Ma dove? Ah, solo lì.
Tra le altre cose, non ci converrebbe, sì, quando si riesce, iniziare ad avviarci verso la fine, stare lì in zona, che poi magari tanto possiamo cercare in queste tre zone qua. E poi una volta che appena abbiamo trovato sotto attaccato. Fate una mossa. Perché è pieno di mostri. Quello è l'unico. Quasi quasi io la uso la tattica, poi mi sposterò qua e cercherò qua di nuovo. Ammazzi le due cose lì, i due stronzoloni. Tanto questo il turno dopo viene qua, non mi attacca ancora. Perché sul dado non viene fuori. Che va, ma è avanti, esatto. Ah, può fare un movimento extra quello? Sì. Ma non era solo questo? No, anche lei, dipende dal dado. Ah. Per intanto eliminiamo due cazzo. Però se quello lì fa un movimento extra mi attacca, io dopo solo due cose. Anch'io sono messa così come te. No, allora non me la rischio. Provo a farli fuori così dopo, adesso che pesco le carte. Vabbè. Forse uno riesco a farlo. Peschiamo. Niente tattica. Niente tattica. Meglio usare la sangue, fai niente. Eh? La tua potevi usare. No, la sangue. No, due carte rimango. Sì, ma sei vicino a me, perciò vuol dire già che non ti stanno attaccando. Sì, ma quell'altro io... non può attaccare. Io non voglio eliminare i ragni, voglio eliminare gli altri. Non c'è problema. I ragni li posso anche far fuori, il problema sono quelle cavolo di mantidi religiose che non posso perché non ho la farle fuori io. Quindi se voi ammazzate le mantidi, chi può perlomeno, io ammazzo gli altri. Quelli io non posso più farli fuori. Va bene. Cos'è che fa la tua? No, la mia posso uccidere fino a 4 servitori, ma lo stesso tuo problema che permangono due carte. Sì, però tu non sei da solo, io sono da solo, e se quello si avvicina dopo, se Marco si assume la responsabilità che dopo si piglia i danni e lui ti copre per quanto possibile, dopo tu al turno dopo ti recuperi. Però magari è facile che se fai fuori 4 servitori così, è facile che magari neanche c'è bisogno, perché magari poi dopo si riescono a far fuori gli altri, in qualche maniera. Io volevo eliminare le 4. Il problema è che se io lo faccio poi sono da solo e rischio i danni davvero. Tu almeno c'hai lui, ti copre il culo nel caso. Usiamo. Vedete voi, fate voi. Sono un po' guidate. Sono buono. C'è più, guarda, c'è più di stanno un po' piegato. Usiamolo, vabbè, c'è un così. Usiamo la mia. Uccido 4 servitori. Servitori e o mostri scelti in qualsiasi punto del... Via. È la mia carta, decido io chi ammazzare. Punto. Via. Però è ammazzato quello che ti ho detto io. No. Volevo ammazzare quello. Noi però quando vede entrare uno dice... In questo caso abbiamo preso tutte le nostre carte, abbiamo ripristinato la nostra salute. Primo giocatore passa al mio secondo. Mi piace il giochino, guardalo, sto esplorando che cos'è. Benissimo, quindi inizio me, ok? Inizio me. Sono egocentrico, scusami. Se ne va? No. Vabbè. Lo so. Thank you.
Questo, come avete potuto vedere, era Fireteam Zero, partita bella tosta anche qui, però ecco, se ne parlava giusto poco prima, poco dopo la fine della partita. È un gioco nel quale, a differenza ad esempio di Zombicide, dove arrivano anche lì i nemici a frotte, secondo me qua c'è più possibilità di ribaltare le sorti della partita. Hai molti più poteri per aiutare i tuoi compagni, per fare i casini. È più un cooperativo puro. Sì, cooperativo puro, ma comunque con, cioè, ti danno più potere a te. È sempre detta tutto dal caso, ma ti danno più possibilità, ecco. Quindi, secondo me, è un bel gioco carino per gruppi piccoli, quindi ve lo consigliamo, se riuscite a trovarlo, ovviamente. Ve lo consigliamo se avete un gruppo ristretto, cioè che non supera le 4 persone, il gruppo ristretto di amici. Non giocano nonate. Sì, per forza. Altrimenti, se cercate un gioco di questo stile, optate più per Zombicide, che comunque ci possono giocare più persone. Partite varie, non sono forse con i Zombicide sono un pelo più lunghe. Zombicide è quasi doppio, più o meno, per i tagli. Quindi la differenza di Zombicide sono da 30 secondi a 6 ore, qui le 2 ore contate il minimo. Sì, comunque un pochino è simile ma diverso, ecco. È un'alternativa molto valida e molto bella. Se riuscite a trovarlo, comunque lo consigliamo, ecco. Vabbè. Detto questo, speriamo che le espansioni arrivino in italiano. Anche se per ora ne dubito fortemente. Speriamo che il gioco torni in produzione il prima possibile, visto che appunto è andato esaurito, essendo stato molto bello, sembra proprio che sia stato molto apprezzato. Speriamo che torni il prima possibile. Bene, se avete dubbi o qualcosa scriveteci, non esitate, tanto siamo sempre disponibili. Per il resto continuate a seguirci e portateci amici, parenti, tutti. Esatto. Speriamo di avervi incuriosito, come sempre lasciateci un like, seguiteci sulla pagina Facebook, sul blog e iscrivetevi al canale YouTube.
non siamo morti, state tranquilli, non ci siamo sciolti dal caldo e a breve arriveremo anche con altri video e qualche piccola sorpresina. Quindi noi con questa nuova location, per qualche episodio, questa nuova location, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Rules and Play. Ciao a tutti ragazzi!